Guardate qui, quella è la mia famiglia. O almeno lo era. Ci sono mia mamma, mio papà, mio fratello Dwight e il mio cagnolino Lucky. Me lo aveva regalato papà. Guardate che occhioni. Lucky vorrebbe tanto che vi iscriveste al canale. Non lo deluderete, vero? E quella sono io, Rebecca. Ho avuto un'infanzia normale. Tuttavia, un giorno è successa una cosa terribile. E la mia vita è cambiata per sempre. Ciao a tutti. Mamma ha sempre voluto più bene a Dwight che a me. Lo viziava e non lo metteva mai in punizione, anche se mio fratello è sempre stato pigro e capriccioso. Bambini, perché il pavimento è sporco? Rebecca, hai giocato fuori? No, mamma, lo giuro. Deve essere stato quel cane maledetto allora. È colpa mia. Non mi sono tolto le scarpe. Oh, va bene, biscottino. Ma mamma non è arrabbiata. Pazienza. Tanto c'era papà che mi adorava. Lavorava tutti i giorni senza sosta per mantenerci e per comprarmi i regali. Rebecca, piccola mia, ti ho preso una sorpresa. Wow, una bambola. È bellissima. Avresti dovuto comprarmi un paio di scarpe nuove. Rebecca non ha bisogno di altri giocattoli. Vivevamo in una casa vecchia e minuscola. Sognavo di diventare architetto e di progettare per la nostra famiglia una bellissima casa sulla spiaggia. Sfortunatamente un giorno ho capito che il mio sogno non si sarebbe mai realizzato perché avevo seri problemi alla vista. Presto ho perso la capacità di distinguere i volti delle persone. Secondo i medici, potevo diventare cieca da un momento all'altro. Avevo bisogno di un intervento molto costoso, ma non avevamo il denaro per pagarlo. Papà voleva vendere la casa e la macchina per aiutarmi, ma la mamma non era d'accordo. Rebecca non ha tutto questo talento e tanto non riuscirà mai a diventare architetto. Vuoi ritrovarti per strada a causa sua? Salverò la vista di Rebecca a qualsiasi costo. La mamma non gli ha permesso di vendere la casa e hanno iniziato a litigare di continuo. Nel frattempo, la mia vista continuava a peggiorare. Ma poi è avvenuto il miracolo. Papà è riuscito a risparmiare il denaro per pagare l'intervento. Era il mio eroe. L'intervento è andato benissimo. Riuscivo a vederci di nuovo. Così ho continuato a disegnare. Un giorno, papà sarebbe dovuto venire a prendermi al club di arte. L'ho aspettato per diverse ore, ma non arrivava. Così sono tornata a casa da sola. E quando sono arrivata, ho visto la mamma in lacrime. Bambini, vostro padre ci ha lasciati e se n'è andato con un'altra donna. Non le credevo, papà non lo avrebbe mai fatto. Tuttavia non è tornato il giorno seguente e nemmeno dopo una settimana. Le nostre vite sono cambiate drasticamente. La mamma ha iniziato a lavorare per mantenere me e Dwight, ma nonostante ciò non arrivavamo quasi a fine mese. Quindi la mamma ha deciso di portare Lucky al canile. Ha regalato papà! Quasi non riusciamo a comprare il cibo per noi. Non possiamo sfamare anche quel cane disgustoso. Dopo aver perso il mio amico, ho pianto come una disperata. Eppure, la vita è andata avanti. La mamma stava vivendo un periodo molto duro e io facevo del mio meglio per aiutarla. Ho iniziato persino a lavorare part-time dopo scuola. Nel frattempo, invece, Dwight stava sdraiato sul divano per tutto il giorno. Credeva che prima o poi sarebbe diventato ricco senza dover muovere un dito. Che idiota. Nonostante ciò, era ancora il preferito della mamma. Anche se non vedevo papà da anni, continuavo a cercarlo sui social. Non l'ho detto alla mamma, perché era ancora arrabbiata con lui. Un giorno stavo tornando a casa da scuola quando ho sentito un miagolio disperato. E ho visto un micetto spaventato e affamato. Poverino. Hai bisogno di un posto dove stare. Ho nascosto il micio sotto i vestiti e stavo per entrare in casa, quando ho notato delle lettere davanti alla porta. Stavo per raccoglierle, ma la mamma mi ha battuta sul tempo. Ha pallottolato con aria nervosa una delle lettere e poi l'ha bruciata sul vetro. Davvero strano. Ho assistito a quella scena diverse volte. A prescindere da quanto ci provassi, non riuscivo mai a scoprire il segreto della mamma. Ho chiamato il micetto Bunny e l'ho nascosto nella mia stanza. Lo so, è un nome insolito, ma papà piaceva quel nome. La mamma non voleva animali in casa, così ho tenuto nascosto il mio amico a quattro zampe. Una sera la mamma ha ricevuto una chiamata. Sembrava molto emozionata. Cosa? Così all'improvviso? Parliamone. Più tardi è passata una limousine a prenderla. La mamma è salita e se n'è andata. È tornata dopo qualche ora. Il giorno seguente voleva portare me e Dwight in ospedale per una visita. La mamma si sta comportando in modo strano, non credi? Quindi? Non mi interessa. Già, gli importava solo di se stesso. Più tardi siamo andati in ospedale e io e Dwight siamo stati visitati come voleva la mamma. Oh, Dwight, a quanto pare sei debole di costituzione. Dovrò prendermi più cura di te.
Stava scherzando? Dwight sembrava in perfetta salute. L'unica malattia di cui soffriva era la pigrizia. Tuttavia la mamma ha iniziato a comprargli gli integratori alimentari e ha fatto di tutto per farli ingrassare. Questo è per te, tesoro. Non pretendeva che facesse niente in casa. Le faccende domestiche sono diventate una mia responsabilità. Non aveva alcun senso. Mi sembrava di impazzire. Passavo le serate ad accarezzare Bunny e a prepararmi per gli esami universitari. Una sera la mamma è arrivata di corsa nella mia stanza. Era furibonda. Credevo che fosse per il gatto, ma non era quello il motivo. Rebecca, perché stai cercando tuo padre? So tutto. Ops, sì, non c'era da stupirsi che fossi arrabbiata. Poi ha chiamato Dwight e ha detto che doveva dirci una cosa. La verità è che vostro padre è morto. Stava andando a prendere Rebecca quando è stato coinvolto in un incidente stradale. Ora siete abbastanza grandi per sapere la verità. Dopodiché mi ha vietato di cercare papà ed è uscita dalla stanza insieme a Dwight. Non sono riuscita a muovermi per diverso tempo. Papà era morto ed era colpa mia. Mi si sono riempiti gli occhi di lacrime e ho pianto per tutta la notte. La mattina seguente ho deciso di farmi coraggio e di essere forte. Dopo un po' mi sono accorta che la mamma stava indossando dei vestiti e dei gioielli costosi. Poi ha comprato una macchina nuova. Ho provato a scoprire da dove venissero i soldi, ma lei mi ha ignorata. Fate gli affari tuoi. Mio fratello non ha fatto domande. Infatti la mamma gli ha dato un mucchio di soldi e gli ha comprato una nuova console. Che cosa stava succedendo? Se non fosse stato per Bunny sarei impazzita in quella casa. Ma il mio micetto mi tranquillizzava. È diventato il mio migliore amico. Un giorno mi sono seduta davanti al computer e stavo per cancellare tutti i post che avevo pubblicato per papà quando ho ricevuto un messaggio da una donna. Non si è presentata, ma mi ha detto un sacco di cose interessanti. A quanto pare, papà era il figlio di un importante e ricchissimo uomo d'affari, un certo signor Benson. Possedeva metà della città. Secondo alcune voci, il signor Benson era perfido ed egoista. Aspettate, quel terribile Paperon dei Paperoni era mio nonno. Cavoli. Non ti dico il mio nome perché ho paura di lui. Non so che cosa sia successo a tuo padre. So solo che il signor Benson era fuori di sé quando il figlio ha sposato una donna di una famiglia povera. Ecco perché lo ha escluso dalla sua vita e lo ha diseredato. Riuscite a crederci? Non ci capivo più niente. Ma sapete una cosa? Provavo molta ammirazione per papà. Infatti aveva scelto l'amore invece dei soldi. Mi mancava. Prima che potessi digerire quelle nuove informazioni è successa una cosa. La mattina seguente il nonno è venuto da noi. Indossava un completo costoso e sembrava cattivo e arrogante. Non mi ha fatto una buona impressione. Mio figlio viveva qui. Che squallore. Ha detto che ormai era invecchiato e che stava cercando un nuovo erede. Siccome papà lo aveva deluso, il nonno aveva deciso di lasciare il suo impero al nipote. Il mio erede deve essere maschio. Tu non mi interessi, ragazzina. Mi chiamo Rebecca. Sì, sì, non mi interessa. Poi ha sorriso e ha abbracciato Dwight. Ragazzo mio, ti lascerò la mia fortuna. Sapevo che un giorno sarei diventato milionario. Che scena toccante. Mi veniva da vomitare. Mentre si abbracciavano ho visto una limousine parcheggiata davanti a casa. La mamma era salita su quella limousine. A quel punto ho capito. La mamma sapeva che il nonno voleva lasciare la sua eredità al nipote. Ecco perché lo viziava in quel modo. Ora sapevo come aveva fatto a permettersi la macchina nuova. La mamma ci ha detto che ci saremmo trasferiti dal nonno. Non avevo scelta. Ho dovuto accettare. Vivrete tutti con me finché Dwight non compirà 18 anni. Dopodiché erediterà il mio lascito. Comunque, sappiate che in casa mia gli animali non sono ammessi. Guardata come se sapesse del mio gattino. Mi sono preoccupata, ma non avevo intenzione di abbandonare Bunny. Avevo già perso un amico in passato. Non sarebbe successo di nuovo. Mi hanno dato una stanza grande. Nascondere Bunny è stato facile. Mi trattavano come una domestica. Beh, tutti tranne la cuoca. Era una dolce signora anziana. Si era accorta che odiavo quel posto e faceva di tutto per risollevarmi il morale. Rebecca, mangia questo muffin al cioccolato e fammi un sorriso. Grazie. Nemmeno mia madre è così carina con me. Il resto del personale trattava Dwight come un principe. Il nonno adorava il suo nipotino viziato. Sei come un figlio per me, Dwight. Sono così fiero di te. Ne sono felice, nonno. Già, erano insopportabili. Mio fratello si è accorto di quanto fossi infastidita. Sei invidiosa, sorellina.
Comunque non ho intenzione di condividere l'eredità con te. Visto che il nonno lascia tutto a me, ti manderò via di qui un giorno. Tanto non li voglio i tuoi soldi. Sapevo che potevo contare soltanto su me stessa. Papà mi aveva pagato l'intervento per recuperare la vista. Non potevo deluderlo. Mi sono concentrata sugli esami dell'università. Ma una sera mi sono accorta che Bunny era scappato dalla mia stanza. Oh no, se la mamma e il nonno lo trovano, lo cacciano di sicuro. Sono corsa in corridoio e mi sono messa a cercare il micetto. Quando sono passata accanto all'ufficio del nonno, l'ho sentito parlare per caso al telefono con il suo medico. Ho scoperto che il nonno era malato. Dobbiamo aspettare ancora un po' e tornerò in forma smagliante. Mi sono chiesta che cosa intendesse. Non ho avuto il tempo di pensarci perché in quel momento ho sentito un miagolio. Mi sono precipitata dietro l'angolo e ho visto la cuoca con il mio gattino. Credo di aver trovato il tuo amico. Ti prego, non dirlo a nessuno. Gli voglio tanto bene e non voglio che lo caccino. Oh, Rebecca, mi ricordi tanto tuo padre. Anche lui amava gli animali quando era piccolo. Conoscevi mio padre? Sì, era ancora un bambino quando ho iniziato a lavorare qui. Dobbiamo fare una chiacchierata, cara. Mi ha ridato il gattino e siamo andate nella mia stanza. Una volta arrivate, mi ha confessato che qualche anno prima, quando ero stata operata, papà era andato dal nonno per chiedergli il denaro per l'intervento. Tuttavia, il signor Benson non gli ha dato un centesimo e l'ha cacciato. Non mi sorprende. Sanno tutti quanto è avaro. Strano che abbia deciso di lasciare la sua eredità a Dwight. Infatti sono preoccupata. Sai, il signor Benson ha bisogno di un trapianto di reni. Qualcosa mi dice che siete qui per un motivo. Che coincidenza. Le sue parole mi hanno fatta riflettere. Così più tardi mi sono intrufolata nello studio del nonno e ho trovato alcuni documenti dell'ospedale. C'era scritto che Dwight era il donatore perfetto per il signor Benson. Aspettate un attimo. La mamma lo sapeva. Ecco perché ci aveva fatto fare quegli esami. Non riuscivo a credere che la mamma avesse accettato solo per i soldi. Sono andata subito da lei e gli ho chiesto una spiegazione. Fortunatamente Dwight era lì e ha sentito tutto. E quindi, quando il signor Benson ha scoperto che gli serviva un donatore, mi ha contattata e abbiamo pensato a una soluzione. Dopo avervi fatti visitare entrambi, abbiamo capito che Dwight era il donatore ideale. Se fosse riuscita a convincere Dwight a donare un rene, una volta diciottenne, il nonno lo avrebbe aggiunto al suo testamento. E così ha fatto. Hai capito, fratellino? La mamma ti ha preso le vitamine e i dolci per prepararti all'intervento. Sei sicuro di voler diventare milionario a questo prezzo? Dwight era senza parole. Non lo avevo mai visto così sconvolto. Ho proposto di andarcene da lì e di tornare nella vecchia casa. Ma la mamma non aveva intenzione di lasciarsi sfuggire quelle occasioni e ha cercato di fermare Dwight. Tesoro, non hai speranze. Non otterrai mai niente nella vita. Questa è la tua unica occasione. Sfortunatamente, Dwight le ha dato ascolto e ha deciso di rimanere alla villa fino al suo compleanno. Poi avrebbe donato il rene e avrebbe ottenuto l'eredità. In quel momento il nonno è entrato di colpo nella stanza e ha detto che sapeva del gatto. Io ho detto che non sopporto avere degli sporchi animali in casa. Liberatevi di lui o io mi libererò di voi. Ho un'idea migliore. Non ne potevo più. Ho detto a tutti che sarei tornata a casa con Bunny. La mamma e mio fratello non volevano lasciare la villa e sono rimasti lì. È una vostra scelta, io ho preso la mia. Beh, vai al diavolo, tanto non ci interessa. A casa ho notato che la cassetta della posta era piena di lettere. Ne ho trovata una che veniva dalla prigione della città. Era nascosta tra le pubblicità e le bollette. Era una specie di scherzo. Ho aperto la busta e mi si sono riempiti gli occhi di lacrime. Era una lettera di papà. Era vivo ed era in prigione. A quanto pare aveva cercato di contattarmi per anni. La mamma mi aveva nascosto la verità e aveva bruciato tutte le sue lettere. Senza perdere tempo mi sono precipitata alla prigione e ho finalmente incontrato la persona che amavo di più al mondo. Papà, non posso crederci. Che cosa ci fai qui? Oh, cucciola, come sei cresciuta. Papà mi ha spiegato che dopo che la mamma si era rifiutata di vendere la casa e dopo che il nonno si era rifiutato di pagarmi l'intervento, aveva rubato dei soldi per pagarlo di tasca sua. Mi hanno arrestato il giorno in cui avrei dovuto venire a prenderti al club di arte. Ma non ho rimpianti. L'importante è che la mia bambina ci veda. La mamma era arrabbiata con papà per ciò che aveva fatto. Dopo il suo arresto aveva dovuto trovare un lavoro e si era occupata di noi da sola.
non ero più così tanto arrabbiata con lei. In quel momento ero solo felice perché papà era vivo. Tra poco mi rilasceranno e potremo di nuovo essere una famiglia felice. Mentre aspettavo il ritorno di papà, ho vissuto nella vecchia casa insieme al mio gatto. In quel periodo ho iniziato l'università e presto ho presentato il progetto della mia casa al concorso per giovani architetti e ho vinto una bella somma. Potevo vivere alla Hawaii e progettare delle case lì. Alla fine papà ha finito di scontare la sua pena. Anni prima gli avevo promesso che avrei progettato una bellissima casa sulla spiaggia per la nostra famiglia e finalmente quel sogno si era realizzato. Ero al settimo cielo, abbiamo fatto i bagagli e ci siamo preparati per una nuova vita alle Hawaii. Ma poi mamma e Dwight sono tornati a casa all'improvviso. Che cosa ci fate qui? È stato bruttissimo. A quanto pare i medici avevano commesso un errore. Dwight non poteva donare il rene al nonno. Quando quest'ultimo lo aveva scoperto, aveva cacciato subito mia madre e mio fratello. Potete perdonarci. Possiamo tornare a casa. Io e papà ci siamo scambiati un'occhiata. Poi siamo saliti in macchina e li abbiamo salutati. Alcune persone non meritano una seconda occasione, dico bene. Tuttavia papà non è andato all'aeroporto. Che cosa ci facciamo al canile? Papà è entrato e dopo qualche minuto è tornato insieme a Lucky. Riuscite a crederci? Il mio cucciolo era cresciuto ma si ricordava ancora di me. Mi ha leccato la faccia e l'ho abbracciato. Speravo che Lucky e Bunny diventassero amici e che non litigassero come cane e gatto. Ora la gang è al completo. Hawaii, stiamo arrivando! A volte la vita può essere crudele, ma se sei gentile, fedele ai tuoi principi e paziente, alla fine verrai ricompensato. La mia storia ne è la dimostrazione. Psst, siete un po' sfortunati ultimamente? Allora iscrivetevi al canale di Diario Segreto. Dicono che porti fortuna.